Ma ci sono dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, molti sono fuori dall'euro, la Gran Bretagna è fuori e non mi pare che sia in recessione. Quindi c'è un'alternativa, ci può essere un'alternativa. Noi come regione abbiamo approvato una legge che istituisce una moneta complementare, che può essere un'alternativa all'euro. È possibile, sì, non è un dogma e quella è la strada che noi stiamo percorrendo.